se c'è una cosa di cui non parlo neanche sotto tortura sono le vacanze scolastiche, perché come voi sapete, capisco, la domanda è una domanda seria, la mia risposta è meno seria della sua domanda e le chiedo scusa, ma una volta che si è discusso, lei sa che stiamo approvando, stiamo discutendo, lo sa anche qualche parlamentare valdostano, diciamo, oltre che qualche assessore valdostano, la legge sulla riforma della scuola, o meglio, un pezzo della riforma della scuola. È stato sufficiente una dichiarazione en passant di Giuliano Poletti a proposito del numero di giorni di vacanza dei ragazzi per avere 3 settimane di scioperi, nonché per avere un problema in famiglia, dove i miei figli mi hanno detto: com'è questa storia che noi andiamo meno in vacanza? Allora, so che la sua è una domanda molto più seria sul calendario, eccetera, ma in questo momento di discussione sulla buona scuola non apro bocca neanche sotto tortura, non c'è nessun cambio del, perché hanno detto che nella buona scuola c'era il cambio delle vacanze, l'abolizione del, cioè c'era di tutto, non c'è niente di tutto questo, stiamo discutendo, anzi, molto semplicemente, se il progetto andrà avanti ci saranno 100.000 assunzioni in più, un grande investimento sugli insegnanti, una riorganizzazione con il cosiddetto organico funzionale, un investimento che tenga cura anche e conto delle specificità di regioni come questa. Se non andrà in porto ci sarà il regolare turnover, non 100.000 ma 20-25.000 assunzioni, quindi questa è la buona scuola, non c'entra niente il calendario, e del calendario parleremo soltanto una volta approvata la scuola, così almeno le proteste dei ragazzi potranno concentrarsi sul testo della buona scuola e non sulle paure delle vacanze.